Buongiorno a tutti, siamo per cominciare, vi chiedo di chiudere i microfoni se non l'aveste ancora fatto. Io sono Francesca Ferro, sono il direttore regionale di Legambiente Campania e a me tocca con piacere non solo darvi il benvenuto, sento però che qualcuno ha ancora il microfono aperto, darvi il benvenuto e dare inizio al webinar di questo pomeriggio. Spiegandovi però brevemente, molto brevemente, il contesto in cui è inserito questo webinar. È inserito in un progetto che Legambiente Campania, come capofila, ha visto finanziato dalla Fondazione con il Sud, dal titolo Curiamo, Viviamo, Partecipiamo il Sarno. È un progetto che, è alle battute finali, si concluderà nel prossimo autunno e che grazie al percorso fatto con i partner di questo progetto che sono importanti e validissimi a partire dal Parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno, il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, il CNR, ma ancora tanti altri, l'Associazione Ardea e molti altri compagni di viaggio che hanno riempito di contenuto e hanno dato il supporto scientifico e non solo a questo progetto, il cui obiettivo, un obiettivo molto ambizioso, ma al contempo anche molto concreto, è stato quello di realizzare una consapevolezza diffusa e una corresponsabilizzazione della comunità e delle comunità e delle istituzioni locali intorno al bacino del fiume Sarno, contribuendo quindi a rafforzare la coesione sui territori per poter concorrere alla prevenzione e alla riduzione dei rischi ambientali. Quindi un percorso che si è snodato anche attraverso incontri come quello che celebriamo questo pomeriggio, dal taglio sicuramente tecnico e di approfondimento tecnico, ma che si è servito per raggiungere questi obiettivi che vi ho raccontato, questo obiettivo di cui vi ho parlato, anche di strumenti diversi, tutti volti a realizzare la partecipazione delle comunità, attraverso anche azioni di cittadinanza attiva e di citizen science. Se non è secondario il percorso di educazione ambientale che si è articolato anche nelle scuole. Questo percorso, senza, come vi dicevo, i partner, alcuni dei quali ho citato, sarebbe stato sicuramente monco, non avrebbe avuto il successo e i risultati importanti che sta macinando. Questa sera, insomma, abbiamo alzato notevolmente il livello dei nostri webinar con questo momento di approfondimento che ha sicuramente un approccio più tecnico. Io prima di lasciare la parola a Marilena Prisco, che si occuperà insomma di introdurre le diverse sessioni di questo webinar, avevo la scaletta i saluti dei presidenti degli ordini. Non so se ci sia qualcuno di loro collegato, nel caso vi prego insomma di palesarsi e lascio loro 3 minuti per i saluti, altrimenti senza indugiare oltre lascio la parola a Marilena Pesco per dare inizio ai lavori di questo pomeriggio. Mi sa che posso dare la parola a Marilena. Buon lavoro. Grazie Francesca. Come vi diceva Francesca, la nostra direttrice di Legambiente Campania, io sono Marilena Prisco e assieme ad Antonio Giannattasio oggi coordino questo pomeriggio di lavoro e ricapitolo brevemente come ci organizziamo. Vi ricordo di non scrivere i vostri dati in chat perché non è necessario, faremo degli screenshot in più momenti del pomeriggio per confermare la presenza e gireremo i dati agli ordini. Per quanto riguarda i contenuti di questo pomeriggio, come avete potuto vedere insomma, dalla locandina che abbiamo circolato sui social, abbiamo organizzato
organizzato i lavori in tre momenti della durata di un'ora, con tre esperti, posso dire sicuramente di spicco rispetto al settore delle Nature Based Solutions. E dico brevemente perché la scelta di articolare il pomeriggio in tre sessioni anche così diverse rispetto a come siamo abituati. Io sono un architetto, ma anche gli ingegneri potranno confermare, a come siamo abituati a categorizzare, insomma, i nostri interventi. Infatti, quando ci riferiamo a un ambito normativo, tendiamo a separare ambiti fluviali, edifici e spazi pubblici e edifici privati. Abbiamo deciso di tenere questi tre pezzi all'interno di una stessa cornice, proprio perché nella nostra esperienza all'interno del progetto Curiamo, Viviamo e Partecipiamo il Sarno, di cui parlava la direttrice, è emerso proprio la necessità di riuscire a veicolare una visione sistemica che ci porti anche fuori da questa settorializzazione che appunto ha una base normativa. Quindi sostanzialmente l'operazione che tentiamo di fare oggi pomeriggio con l'aiuto dei tre speaker di cui vi parlerò a breve è proprio quella di avere una visione d'insieme su come all'interno di tre settori così diversi della nostra professione è possibile però operare in una direzione comune e che possa apportare dei benefici al territorio come insieme. Sostanzialmente, quindi a non vedere più il fiume come separato dalla città, ma a vedere queste due parti, le acque, come un sistema unico che appunto tende a sfumare questa distanza tra aree urbane e aree naturali. Quello che passo a dirvi adesso è qualche breve cenno a chi sono i nostri tre speaker. Penso che molti di voi conosceranno Giulio Conte, per noi è un piacere e un onore averlo qui. Giulio, che oggi è presente come formatore per IRIDRA, una società di ingegneria. Giulio è un biologo, però come società di ingegneria che lavora come consulente in molte sperimentazioni, ricerche, realizzazioni sia in Italia e sia in ambito internazionale sul tema delle nature-based solutions, quindi dell'integrazione della componente vegetale nei sistemi che lavorano con le acque. Giulio in realtà è un professionista di grande spicco, perché dagli anni 80 si è occupato con Ambiente Italia, con la stessa Legambiente, con il CIRF, si è occupato di fare anche operazioni di ricerca molto importanti, di coordinamento campagne, di pubblicazioni sia tecniche che scientifiche, ha contribuito anche sul piano normativo in Italia e soprattutto anche rispetto al piano divulgativo, è autore di testi che, come dire, si rivolgono anche a un pubblico più ampio. Quindi, insomma, Giulio, ti ringraziamo per essere qui, proprio perché rappresenti per noi una figura importante nel tuo tentativo costante di attivare un dialogo tra competenze e soggetti diversi. Forse questo è quello che è il ruolo che ci sembra molto interessante. E quindi Giulio ci parlerà specificamente di ambiti fluviali, dopodiché dopo la sua presentazione avremo 20 minuti, la sua presentazione durerà circa 40 minuti, ci saranno 20 minuti di domande e risposte in cui vi chiedo di utilizzare lo strumento della chat. Quindi la chat ha una funzione molto importante, va usata, come dire, con parsimonia, proprio per renderla efficace. Vi chiedo di inserire le vostre domande nella chat e selezioneremo alcune delle domande a cui poter rispondere, a cui appunto chiederemo a Giulio di rispondere nei 20 minuti a disposizione. Non riusciremo ovviamente a rispondere a tutte le domande, però tutte le vostre domande ci sono utili per costruire altri momenti di formazione, per fare approfondimenti, per creare materiale divulgativo. Quindi comunque vi chiediamo di porci le questioni che ritenete importanti. Abbiamo dato alcuni temi già nella locandina attorno ai quali ci piacerebbe articolare questa sessione di domande e risposte, ma sentitevi liberi ovviamente di porre delle altre domande pertinenti. Poi dopo Giulio passerà la parola ad Anacleto Rizzo, anche lui di IRIDRA, quindi in particolare in questo caso Anacleto è un professionista che ha una formazione da ingegnere, che lavora tantissimo con la modellazione dati. Anche Anacleto si occupa di nature-based solutions e di gestione delle acque, di integrazione delle componenti vegetali
vegetali ai fini depurativi, quindi depurazione delle acque, e ci parlerà più specificamente dell'ambito degli spazi pubblici e degli edifici pubblici. L'ultimo nostro speaker, dimenticavo di dire che dopo la presentazione di Anacleto ci sarà una seconda sessione di domande e risposte, quindi riprenderemo la chat e vi chiediamo sempre di inserire lì delle domande relative al modulo di Anacleto Rizzo. L'ultimo nostro speaker invece è Rocco Lafratta. Rocco Lafratta, che di formazione è un geologo, ci raggiungerà tra poco se non è già qui, di formazione è un geologo, ma lavora tantissimo nell'ambito della progettazione ambientale. Ci farà vedere alcune realizzazioni, una in particolare su Napoli, quindi interessante il fatto di avere qui un professionista che lavora con ingegneri e architetti, che ci farà vedere come queste competenze, le sue, si integrano con quelle degli ingegneri e degli architetti all'interno di una realizzazione concreta, e soprattutto ci riporterà dopo il viaggio con Giulio e con Anacleto in un contesto più ampio, invece Rocco ci riporterà al contesto campano, quindi siamo contenti anche di questo specifico focus. E dopo l'intervento di Rocco Lafratta, che durerà sempre 40 minuti, avremo l'ultima sessione di domande e risposte. Quindi il pomeriggio, attraverso queste tre sessioni, si concluderà poi con un piccolo momento in cui proveremo noi a tirare le fila di quello che appunto questo tipo di momento di incontro e formazione significa anche in un contesto come quello della Campania, perché come diceva la direttrice all'inizio, il progetto Curiamo, Viviamo, Partecipiamo il Sarno parte da un territorio molto specifico, che è quello del fiume Sarno, ma in realtà pone delle questioni molto rilevanti per l'intero contesto della regione Campania, a cui insomma speriamo di riuscire a dare un contributo in termini di input, sia nel pomeriggio con voi, no? Di input tramite i professionisti, e quindi portare anche noi sostanzialmente forme di innovazione e declinazione all'interno della regione campana di concetti e di esperimenti che, come Giulio, Anacleto e Rocco ci diranno, in realtà sono arrivati molto avanti in tante parti d'Italia, ma anche in tante parti del mondo. Quindi senza indugi, sono esattamente le 15, quindi siamo in perfetto orario, passerei subito la parola a Giulio Conte e ci vediamo dopo. Grazie mille Marilena, grazie a tutti per essere qui, grazie a Lega Ambiente per darmi l'opportunità di parlarvi ancora di fiumi. Il mio amore per i fiumi lo devo in gran parte a Lega Ambiente, perché ho cominciato a occuparmi di fiumi quando nel 1992 Lega Ambiente lanciò la sua ormai storica campagna Operazione Fiumi. E io da lì diciamo, mi sono appassionato a questi ecosistemi che erano un po' reietti a quel tempo. Adesso hanno acquisito una certa, anche sono diventati anche oggetto addirittura di turismo, di sport, sempre di più. Allora, quello che provo, questo bellissimo titolo che mi ha dato Marilena, che all'inizio non avevo capito, invece compreso che io sono molto addentro al tema della multiscalarità, nel senso che nei ragionamenti che si fanno intorno ai fiumi si salta continuamente di scala, e l'approccio cosiddetto nature-based, quindi che cerca di in parte imitare, in parte valorizzare i processi naturali, e quelli che adesso con terminologia più altisonante vengono chiamati servizi ecosistemici, questo approccio ha continuamente necessità di fare questi salti di scala. Riguarda sulla scala piccola, riguarda spesso gli ambienti urbani. Sulle scale più grandi, più di bacino, invece ovviamente non sono, e continuamente i rapporti fra città e campagna nella gestione delle acque
vanno continuamente ripensati e anche innovati in qualche modo. Perché sostanzialmente quello che possono essere dei problemi, problemi di inquinamento, problemi di esondazioni, problemi di scarsa qualità ecologica su un tratto, quasi sempre dipendono o comunque hanno delle forti interazioni con tutto ciò che avviene a monte. Tipicamente uno dei classici, una delle classiche strategie che sta cambiando negli ultimi decenni riguarda il tema del rischio, ne parleremo un po' più avanti, che invece che essere affrontato localmente si punta ad affrontarlo agendo su tutto il bacino. Parafrasando quindi uno slogan che quando stavo anch'io in Lega Ambiente era molto, molto in voga, quindi vi parlo del secolo scorso, pensare globalmente, agire localmente, cioè bisogna capire quali sono tutte le cause che sono generatrici di effetti che poi si manifestano localmente. Poi per intervenire bisogna farlo con il coinvolgimento dei soggetti locali e agendo a scala locale. Cominciamo da lontano. Dobbiamo capire che i nostri problemi di gestione delle acque e dei bacini nascono praticamente con le prime popolazioni stabili di Homo sapiens, quindi parliamo di 10.000 anni fa. E da allora sostanzialmente tutta l'attività dell'uomo rispetto al tema delle acque era un'attività che puntava alla, diciamo, di tipo utilitaristico, quindi ci si occupava di favorire l'uso dell'acqua, sfruttarla in qualche modo per gli usi civili, agricoli, industriali, o del territorio, e quindi cercare di difendersi dalle acque per coltivare o per urbanizzare il territorio. E tutto questo è durato per millenni, quindi diciamo da 10.000 anni fa fino alla seconda metà del 1900, quando per la prima volta scoppia il problema, mostra questa rivista scientifica, di cui vedete la data in alto a destra, siamo nel 1973. Per chi è pratico di storia dell'ambiente, dell'ambientalismo, la prima importante pubblicazione ambientalista, il famoso testo Primavera silenziosa di Rachel Carson, è del 1962. I limiti allo sviluppo, la pubblicazione del Club di Roma, che per la prima volta pone i problemi del consumo di risorse eccessivo, è del 1972, quindi la società già a quel tempo, il fatto che una rivista per ragazzi già parlasse del tema dell'inquinamento delle acque nel 73, vi dice quanto in quella stagione i problemi fossero significativi. La situazione delle acque, in particolare dell'inquinamento, in quegli anni era molto peggiore di come adesso, nonostante ancora oggi i corsi d'acqua siano molto spesso malmessi e voi che lavorate sul Sarno ne siete i primi testimoni. Però per capirci, questa sensibilità era già presente nella società in quegli anni e la prima legge che tutela le acque dall'inquinamento viene approvata solo 3 anni più tardi, nel 76, con la legge Merli. Da dove nascono i problemi, in questo caso dell'inquinamento? Beh, nascono da questa invenzione, il gabinetto a cacciata d'acqua, che era stato inventato nel 1700, ma sostanzialmente si era diffuso esclusivamente presso le classi molto agiate, ma per la gran parte della popolazione la gestione degli escrementi umani è avvenuta a secco fino al 1900 inoltrato, cioè quindi quasi fino alla Seconda Guerra Mondiale. Progressivamente poi, appunto, dagli anni 30 ha cominciato a diffondersi nelle città più importanti
ed è arrivato ad un sistema di massa più o meno con la Seconda Guerra Mondiale. Prima di allora invece la gestione avveniva a secco ed era anche un'impresa, nel senso che gli escrementi umani venivano raccolti da categorie, diciamo, degli spazzini di allora, che poi lo vendevano ai contadini che lo usavano come fertilizzante. C'è nel capitolo storico di un piccolo libro a cui forse si riferiva prima Marilena, che si chiama Nuvole e Sciacquoni, dove ho fatto un po' di indagine storica su come si gestiva l'acqua e gli scarichi nei secoli passati, questo storico parla di un giro d'affari da circa 6 milioni di franchi per la gestione degli escrementi. Si vuotavano i pozzi neri e si portavano i fanghi a vendere in campagna. Quando abbiamo cominciato a scaricare in acqua i nostri escrementi, è cominciato il problema. Tra l'altro non possiamo parlarne oggi, ma questo problema ha anche dato avvio a dei problemi globali, diciamo, dello stesso tipo dell'effetto serra, per capirci, cioè a degli squilibri nei cicli biogeochimici a livello globale, su cui, mentre dell'effetto serra ormai lo conosciamo bene, ne parlano tutti e ci sono molte politiche volte a cercare di ridurre negli impatti, per questi aspetti ancora siamo a livello scientifico in una fase di consapevolezza abbastanza diffusa, ma ancora non si è tradotto in azioni politiche. Le politiche però di tutela delle acque e riqualificazione degli ecosistemi idrici cominciano sostanzialmente, come dicevo, nel 76, procedono con l'approccio di bacino che viene diciamo istituzionalizzato, entra nel patrimonio normativo italiano nell'89. Nel 94 c'è la legge cosiddetta Galli di razionalizzazione dei sistemi di distribuzione idrica e raccolta delle fognature e depurazione. Poi abbiamo nel 99, quando già si lavorava alla direttiva quadro da diversi anni, e quindi il nuovo approccio della direttiva quadro era già diciamo circolava fra i ministeri dei paesi membri, il ministro Ronchi allora promuove un'anticipazione praticamente della direttiva. Infatti questo decreto legislativo viene approvato un anno prima dell'approvazione della direttiva quadro ed è un approccio molto simile. Sostanzialmente l'attenzione, che prima era tutta centrata sugli scarichi, cioè bisognava garantire la tutela attraverso delle norme che ponevano dei limiti alle concentrazioni degli inquinanti agli scarichi, questo approccio viene rivoluzionato e l'attenzione viene posta sui corpi idrici, quindi non si guarda più agli scarichi o agli altri fattori di impatto, ma si dice: noi dobbiamo garantire il buono stato dei corpi idrici. Per farlo bisogna adottare delle misure che rimuovano o mitighino tutti i fattori di impatto, che poi vedremo quali sono. L'inquinamento è ancora importante per noi, però l'infrastrutturazione che è stata fatta in seguito alla legge Merli, quindi diciamo nell'arco di 30 anni più o meno dall'80 al 2010, ha aumentato moltissimo la capacità depurativa dei sistemi di depurazione italiani e oggi si può stimare che circa l'80% del carico sia allacciato ai depuratori. Questo naturalmente c'è la famosa questione del mezzo pollo di Trilussa, per cui ci sono delle regioni, penso all'Emilia Romagna, la Toscana, insomma a buona parte del Veneto,
dove la depurazione è molto, è quasi al 100%, e aree in particolare nel mezzogiorno dove invece ancora l'infrastrutturazione depurativa di base è carente. Però quello che si è visto è che anche dove la depurazione è molto spinta, questo non può raggiungere gli obiettivi della direttiva 2060, cioè questi corpi idrici in buono stato non basta per avere un corpo idrico in buono stato un carico inquinante modesto o comunque trattato, perché entrano in gioco altri fattori. Vedete che in questo momento, guardate la riga di sotto, in particolare la torta in basso a sinistra, dove ci sono la percentuale di fiumi che raggiunge lo stato buono o elevato ed è inferiore al 50%, è il 43% dei fiumi che si può già dire in stato buono o elevato. Quindi significa che il 57% o non sappiamo, è non classificato, o è in stato cattivo, scarso o sufficiente. Quindi non raggiunge il buono stato come prevede la direttiva. Cosa fare per raggiungere il buono stato degli obiettivi? Beh, gli elementi, cioè i fattori di pressione che concorrono a deteriorare lo stato dei corpi idrici sono, la prima questione è che nel fiume ci sia acqua abbastanza. Se noi preleviamo quasi tutta la risorsa, in particolare nei periodi estivi, quando magari soprattutto nei regimi appenninici la risorsa è già scarsa di suo, automaticamente risulta molto difficile raggiungere un buono stato di un corso d'acqua se gli leviamo tutta l'acqua. Il secondo elemento è i carichi inquinanti, che come vedremo sono stati in buona parte rimossi attraverso i depuratori, ma ci sono delle fonti che adesso altre, si vede quanto invece sono importanti altre fonti di inquinamento. Infine c'è un terzo aspetto non banale. I fiumi, per quello vi ho messo prima quelle due immagini di fiumi in buono stato, no? Perché l'alterazione morfologica dei corpi idrici, in particolare dei fiumi, per interventi di difesa idraulica, è molto spesso una delle cause che impedisce il raggiungimento del buono stato. Perché i descrittori, che sono i descrittori di tipo biologico, sono la fauna ittica, sono la vegetazione, sono la fauna dei macroinvertebrati bentonici o delle diatomee, delle piccole alghe che formano il perifiton, sono sensibili non solo all'inquinamento ma anche alle alterazioni dei substrati, quindi alla rettificazione, alle trasformazioni dell'habitat tipico di un corso d'acqua. Allora, proviamo adesso questi tre fattori di impatto, quindi la riduzione delle portate, l'inquinamento e le alterazioni morfologiche, ad affrontarli rapidamente per poi arrivare a vedere come le nature-based solutions possono essere una risposta potrebbe permettere nel lungo termine di raggiungere il buono stato e di avere quindi una gestione dell'acqua alle diverse scale, dalla scala di bacino fino alla scala urbana, che ci permetta di raggiungere gli obiettivi e di, diciamo, fare pace con il nostro rapporto con l'acqua. La prima cosa, l'informazione che vi voglio trasmettere, è il concetto di portata ecologica, cioè il nuovo approccio che ha trasformato quello che un tempo già la legge 183 dell'89, quella cosiddetta di difesa del suolo, introduceva il concetto di deflusso minimo vitale, però questo concetto è sempre stato inteso come una portata minima che va rilasciata nel fiume, quindi tendenzialmente una portata costante. Quello che vedete rappresentato invece è
concetto di portata ecologica, che non è più una portata costante, ma è una portata che è più simile possibile a quella che sarebbe la portata naturale. Quindi sarà una portata che è più bassa di quella naturale per permettere il prelievo, ma che comunque mantiene quello che sono delle naturali oscillazioni nell'arco della, diciamo, tipiche del regime idrologico di quel corso d'acqua su cui la derivazione si sta progettando o pianificando. E quindi vedete che quell'area in grigio è l'area che corrisponde, ed è più o meno il 50% della portata complessiva del fiume in quel tratto, ed è la portata che può essere derivata, mentre nella parte, nella parte centrale, sì, in questa fascia centrale. Scusatemi, c'è un microfono acceso, mi sa. Mentre la portata in grigio scuro è quella che va rilasciata in alveo come portata ecologica. Che cosa si deve fare per lasciare più acqua, nei fiumi? Qui non possiamo ovviamente entrare nel merito, però ecco un altro dei tipici salti di scala. Possiamo avere delle politiche di tipo addirittura nazionale, se non internazionale, ovvero politiche che puniscano in qualche modo, disincentivino la sovrapproduzione. Noi abbiamo un'agricoltura che tendenzialmente molto spesso si produce per avere magari degli incentivi dalla PAC, ma poi magari non vale nemmeno la pena di raccogliere. Ma quel prodotto ha richiesto magari irrigazione. Favorire le colture non irrigue, quindi le cosiddette colture di seccagno, tutte quelle colture che si seminano in autunno e si raccolgono prima dell'estate, come il grano tipicamente, e quindi non hanno bisogno o hanno bisogno solo di irrigazione di soccorso. E il terzo aspetto, ma che forse è il più importante, perché come vedete si incrocia. Vedrete, si incrocia con il tema anche della difesa dalle piene, è recuperare porzioni di piana alluvionale, cioè oggi le nostre piane alluvionali sono state quasi tutte sottratte al loro naturale rapporto con i corsi d'acqua per sfruttarle da un punto di vista agricolo. Dovremmo sviluppare delle politiche che tentano sostanzialmente di recuperare, quindi togliere dalla produzione porzioni di piane alluvionali, perché questo ci permetterebbe anche di ridurre drasticamente il rischio idraulico. Lo vedremo più avanti. Poi ci sono tutte le soluzioni tecniche, che quindi significa il recupero delle acque depurate, la capacità di accumulo diffusa, le tecniche irrigue più efficienti. Questo riguardava l'agricoltura. Per gli usi civili, invece, ci sono tante possibili soluzioni. Gli usi civili sono meno importanti dell'agricoltore. Voi sapete che sulla la stima dei consumi nazionali, che è di 40 miliardi di metri cubi, circa 20 sono per l'agricoltura, qualcuno pensa anche molti di più di 25. Le stime purtroppo sull'agricoltura sono molto incerte. La parte che è destinata a usi civili è di meno, perché parliamo di intorno ai 10 miliardi di metri cubi, però comunque è una quantità non irrilevante. E vedete che, fra l'altro, da questa slide vedete che fino al 2012 era l'acqua prelevata per usi civili era in continua crescita. L'ultimo dato che abbiamo, che qui non ho riportato, sostanzialmente si è stabilizzata questa acqua, non sta più crescendo per fortuna, mentre come vedete l'acqua erogata si sta progressivamente riducendo. Ma dovete tenere presente che noi consumiamo comunque ancora tanto, perché mediamente consumiamo intorno ai 220 litri per uso domestico, mentre per gli usi civili mi pare che siamo ancora intorno ai 250 o forse qualcosa di più. Le soluzioni politiche sono quelli di favorire quei gestori che riescono a ridurre le perdite e adottare delle tariffe che
che ci spingano a consumare intorno ai 120 litri, che è quello che si consuma nelle città più evolute. Se voi andate a guardare i consumi medi su tanti rapporti che ci sono, vedete che ci sono città, addirittura ci sono alcune città, quando io ero nella Commissione europea che valutava il premio delle Green Capital, ricordo tante città che avevano consumi addirittura più bassi dei 100 litri abitante giorno. Le soluzioni tecniche non ne possiamo parlare, ma sono, per chi volesse avere, diciamo, un'infarinatura, può vedere questo testo che vi dicevo prima, che si chiama Nuvole e Sciacquoni, e poi sul sito di RIDEA trovate tantissime informazioni sulle soluzioni. Questo lo saltiamo perché se no dobbiamo correre un po'. Per l'inquinamento, che cosa ci interessa? Sugli scarichi stiamo facendo, diciamo, stiamo procedendo, le politiche sono attivate, però ci sono ancora dei problemi. I problemi sono legati in qualche caso al malfunzionamento, cioè gli impianti, anche se ci sono, ogni tanto sono mal gestiti e vedremo, ci sono delle possibili soluzioni. Altro aspetto sono i carichi degli sfioratori, che vedremo sono molto importanti, quindi le reti miste che raccolgono sia acque nere che acque di pioggia, e devono essere, ovviamente non, quando piove la portata aumenta di 20, 30, 100 volte, le acque in eccesso devono essere fatte uscire, devono essere eliminate dalla rete, altrimenti scoppierebbe, e quindi ci sono gli sfioratori che fanno uscire le acque in eccesso. Questo carico, come vedremo, non è rilevante. L'altro aspetto che sta provocando problemi è la strategia di depurazione, che è sbagliata. Molto spesso, siccome i depuratori di piccole dimensioni, i depuratori classici, cioè gli impianti a fanghi attivi per capirci, funzionano meno bene se sono piccoli, si tende a favorire l'approccio che vedete a sinistra, cioè si raccolgono tutte le acque di diversi centri in un unico collettore che porta generalmente a un depuratore consortile che è molto grande, a quel punto depura tutto insieme, è più efficace e poi scarica una grande quantità d'acqua nel corpo idrico. Questo però molto spesso crea una sorta di circolazione artificiale che, quando poi andiamo a recapitare lo scarico nel corpo idrico, ancorché depurato, causa un impatto rilevante. Quindi la soluzione non è questa, ma è quella di scegliere soluzioni e tecniche che ci permettano di trattare localmente in maniera efficace, quindi usando altre tecnologie, non quelle convenzionali, e restituire l'acqua più vicino possibile a dove l'abbiamo prelevata, come vedete nello schema di destra. In ultimo c'è l'inquinamento diffuso agricolo, che ovviamente diventa una quota sempre più rilevante man mano che l'inquinamento centralizzato di origine urbana viene trattato. C'è un'unica regione che nel proprio piano di tutela ha fatto una stima del carico organico, quindi il carico inquinante, che è dovuto alle diverse fonti. E vedete che le fonti più regione dove gran parte del carico urbano è già trattato sono l'inquinamento diffuso, che in questo caso dovete tenere presente che in Emilia Romagna c'è un carico organico diffuso importante perché sui campi coltivati si spandono i liquami degli allevamenti zootecnici, quindi ovviamente non è un carico solo dovuto ai fertilizzanti, diciamo, di sintesi, quindi azoto e fosforo in pellet, ma è proprio il letame che viene distribuito, e quindi c'è anche un carico organico oltre che i nutrienti. Il secondo, per importanza, sono proprio quello che vi dicevo prima, gli sfioratori o scaricatori delle reti miste. E il terzo non sono le reti non depurate, cioè gli scarichi urbani non ancora trattati, ma sono proprio i depuratori civili che, ancorché depurando,
essendo portate molto importanti in termini di tonnellate anno di sostanza organica, sono dei carichi inquinanti ancora importanti. Adesso veniamo all'ultimo aspetto degli impatti su cui si può agire attraverso le nature-based solution, che sono gli impatti dovuti alla difesa dalle acque. Qui avete un'immagine, fra l'altro la fotografia sotto è proprio il SARN, no? Se ricordo bene, e voi vi rendete conto facilmente come, rispetto a quelle immagini che vi mostravo prima di corsi d'acqua naturali, questi siano ecosistemi di tutt'altra natura. Quindi è evidente che su ecosistemi così artificializzati difficilmente si possa instaurare una comunità biologica equilibrata, che è quella che ci permette poi di determinare un buono stato del corpo idrico. Ora, io qui avevo messo tante... Ecco, anche qui, questa la commentiamo un momento, perché è un test che abbiamo fatto su un webinar sull'ecologia fluviale qualche mese fa, e di queste quattro immagini, per molti l'immagine di fiume ideale sono le 1 e la 2, perché comunque sono delle belle foto, c'è tanto verde, sono immagini molto ordinate, però con l'occhio dell'ecologo fluviale quelle due immagini invece per me sono dei fiumi che sicuramente non possono raggiungere il buono stato, perché non sono quelle le caratteristiche naturali di un corso d'acqua. È evidente che se io mi trovo, per dire, in un ambiente urbano, io posso anche accettare una sistemazione di questo tipo, però devo accettare che questo sia un corpo idrico del tipo che la direttiva quadro definisce altamente modificato. E quindi, essendo altamente modificato, si accetta che non possa raggiungere il buono stato. Però non deve assolutamente essere, come è in questi casi, il tipo di assetto dell'alveo che io posso accettare in un contesto rurale, in un contesto agricolo, perché in quel contesto invece io devo fare di tutto perché il corso d'acqua possa essere il più naturale possibile, anche perché, qui salto un po' di cose perché altrimenti non facciamo in tempo, perché la gestione, cioè artificializzare un corpo idrico significa che io devo garantire una gestione continua, perché altrimenti quello che succede è, mi pare che qui ci dovrebbe essere, ecco, se io non mantengo, se non garantisco una gestione continua, queste opere non riusciranno, diciamo, se io le lascio andare, alla prima piena vengono tirate giù, perché l'energia di un corso d'acqua è talmente tanta che io devo garantire assolutamente l'assetto esattamente così come l'ho progettato. Quello che altrimenti succede è che io spendo un sacco di soldi inutilmente. Per questo le soluzioni che artificializzano devono essere usate solo in contesti altamente urbanizzati. Quindi in un contesto come questo io posso, vedete, questo è il Lambro, questo è un tratto dove l'albero è completamente rivestito, perché io non ho assolutamente la possibilità di gestire diversamente questo corso d'acqua. E questo viene tutti gli anni controllato e spesso con manutenzione straordinaria si interviene per garantire che la sezione sia esattamente quella prevista, la scabrezza sia esattamente quella, eccetera. Quindi sono tanti soldi. Si è deciso, si è rinunciato in qualche modo a raggiungere il buono stato ecologico su questo corso d'acqua, però tutte le volte che io ho spazio devo cercare soluzioni alternative. Guardate, questo è il famoso caso del fiume Sangro, dove è stata fatta questo intervento di regimazione, non è stato mantenuto, e la foto a colori vedete l'effetto.
quella situazione diventa una situazione che è più a rischio della situazione precedente. Quindi io ho perso naturalità, ho perso qualità ambientale, ho speso soldi e non ho migliorato la situazione del rischio. Quindi è proprio la peggiore delle cose che posso fare. Ecco, volevo darvi un'idea di questi problemi, perché quando parliamo di soluzioni nature-based parliamo di tutte soluzioni che possono aiutare proprio ad affrontare questi problemi. Ho qualche credo sul tema dell'inquinamento. Vi dicevo prima, i piccoli centri i cui impianti di depurazione funzionano meno bene di quelli grandi, ma la fitodepurazione, che è un po' il pane quotidiano su cui è nata Iridea, poi attualmente Iridea si è espansa, diciamo, è nata principalmente sulla fitodepurazione, adesso si occupa anche di molte altre cose, sempre di tipo nature-based. Però questo è il caso di il più grande impianto secondario, quindi di trattamento completo delle acque senza un depuratore a monte, realizzato ormai direi intorno ai 15 anni fa, forse qualcosa di più, credo il 2003 sia stato l'anno di realizzazione di questo impianto, che come vedete ha anche una buona immagine dal punto di vista, può essere anche frequentato ed è un elemento che tutto sommato può diventare addirittura positivo come inserimento nel bilancio. E non è un sistema semplice, questo è lo schema d'impianto, sono sostanzialmente tanti bacini con caratteristiche diverse. Quando vedete SFSH significa sistemi a flusso sommerso orizzontale, quando vedete la V significa verticale, il free water invece sono bacini più simili agli stagni naturali, però pensato questo assetto proprio attraverso un dimensionamento che teneva conto delle acque d'ingresso e permetteva di raggiungere gli obiettivi desiderati per le acque in uscita. Però una volta che è ben progettato, seppur complesso, è un sistema che per la gestione richiede solo il controllo di alcune pompe e un po' di lavori, diciamo, di sfalcio, di pulizia delle aree al contorno, e quindi diventa facilmente gestibile. Hanno queste soluzioni il vantaggio che si possono inserire anche all'interno di paesaggi di altissimo valore. Questo, qui siamo nel Parco Naturale dei Monti Sibillini, la piana di Castelluccio, dove vengono da tutto il mondo per vedere le fioriture della piana di Castelluccio, e immaginatevi un impianto a fanghi attivi all'interno di questo contesto, sarebbe stato un cazzotto in un occhio. In questo caso ovviamente è sempre un impianto, ma molto più facilmente inseribile. I costi sono, non mi ci posso soffermare, però poi magari ci saranno altre occasioni. Ma i sistemi di fitodepurazione possono essere anche interessanti come strumenti per ridurre i consumi urbani. Perché? Perché mi permettono di separare le acque grigie, quindi la quota maggiore dei nostri consumi che vengono dalle docce e dai lavabi, trattarle localmente e poi riutilizzarle per lo sciacquone, alimentare lo sciacquone, per irrigazione, per altri usi non potabili. Questo è un famoso caso di sistema di trattamento delle acque grigie che, come vedete, è inserito in un parco giochi per bambini, qui siamo a Oslo. Noi abbiamo qualche esempio di questo tipo di soluzioni, purtroppo questo è un caso che è stato realizzato proprio da Iridea per il trattamento delle acque grigie di un complesso di edilizia nuovo. Purtroppo il fatto che non si sono comprati le case che erano state realizzate ha fatto sì che poi questo impianto ha funzionato in maniera sperimentale per un breve periodo e poi è lì che temo che sia ormai abbandonato. Il trattamento delle acque grigie che permette, lo ripeto, riutilizzare le acque grigie per lo sciacquone significa tagliare del 30% i consumi urbani, perché lo sciacquone consuma più o meno il 30% di quello che consumiamo noi ogni giorno.
Un'altra tecnica sempre nature based è quella dei muri verdi. Questo è un impianto sperimentale che è stato realizzato con un progetto europeo di ricerca, sempre da IRIDEA con altri partner, ma adesso lo stiamo promuovendo con un altro progetto di tipo mediterraneo, dove realizzeremo un altro muro verde su una scuola in provincia di Siracusa, ed è una tecnologia molto promettente perché ovviamente non consuma spazio, quindi è praticabile anche nei contesti di urbanizzazione molto intensa. Quest'altro caso è un caso particolare perché riguarda una soluzione NBS applicata agli sfioratori delle reti miste di cui vi dicevo prima. In questo caso c'era un pioppeto, vedete, in una zona, in una valle fluviale compresa fra due centri abitati, quindi molto vicini alle, diciamo, in zone fruibili, è stato realizzato un sistema di trattamento, questi quattro quadrati che vedete sono i sistemi di fitodepurazione, che poi sostanzialmente sono stati inseriti all'interno di un parco ed è divenuto una delle aree molto frequentate e amate dai cittadini, pur essendo di fatto un sistema di trattamento delle acque di scarico. Lo stesso approccio nature-based, e qui siamo fuori dalla città, vedete, i palazzi sono sullo sfondo, ma siamo in un contesto agricolo periurbano. In questo caso, vedete, la tipica sezione sulla sinistra dove c'è scritto before, cioè la sezione del canale che era molto stretta con rivestimento in calcestruzzo per tenere sulle sponde, si acquisisce una piccola area, non molto, diciamo, una fascia di 5-10 metri a destra e a sinistra, si riseziona il canale, si crea un ambiente molto più naturaliforme, che diventa anche di interesse per la fauna, per la biodiversità, ma ha una funzionalità anche per la riduzione dell'inquinamento diffuso, che come vi dicevo è una delle principali. Infine, le soluzioni per la gestione del rischio idraulico. Questo è un caso di Forlì, vedete, un piano di difesa di una città. Per la città vi parlerà Anacleto di tutte le soluzioni di ottimizzazione della risposta idrologica urbana che sono praticabili attraverso i SUDS, ma quello riguarda sostanzialmente la gestione degli allagamenti urbani. Queste invece sono le soluzioni che si applicano sui corsi d'acqua a monte delle città. Vedete, in questo caso sono state localizzate tante aree di intervento dove far laminare le acque. Non faccio in tempo a spiegarvi queste slide, ma sono facilmente. La cosa rilevante sta nel fatto che le soluzioni applicabili possono essere in derivazione o in linea. Quelle in derivazione normalmente tendono di più ad artificializzare, quelle in linea invece sono più compatibili con un assetto dei fiumi più naturale. Le casse di espansione, quindi quelle in derivazione, in particolare quella sotto, credo che sia proprio un'area sul Sarno, sono delle opere idrauliche molto classiche, quindi vedete non c'è valore naturalistico su questo tipo di opere, mentre se le casse si fanno delle aree di laminazione in linea, è possibile, dovremmo avere delle aree di laminazione in linea, forse alla fine ce l'ho, è possibile mantenerle più naturali, però anche delle casse di espansione molto artificiali possono essere progettate in modo da non sono naturali, cioè gli alvei vengono comunque artificializzati, ma almeno le casse, cioè gli spazi verdi, gli spazi vuoti delle casse possono essere valorizzati con un progetto di paesaggio un po' più intelligente. Questo è un esempio di come è stata trasformata una cassa di espansione che era prevista da un piano di assetto idrogeologico e attraverso il contratto di fiume dell'Olona, qui siamo su un affluente dell'Olona, il torrente Lura, è stato progettato questo intervento in modo da essere, almeno da un punto di vista paesaggistico,
accettabile. La parte invece di interventi che possono veramente aiutare diciamo riqualificare e riconnettere le piane alluvionali con i corsi d'acqua sono quelli in linea, come questo per esempio. Vedete, qui c'è un fiume con un argine in fondo, l'argine si sposta, si scava questa golena e si ricrea una golena allagata. È un patrimonio nuovo del tutto a disposizione del fiume, dove poi si sviluppa un bosco ripario e quindi un ecosistema di altissimo valore. Vi ringrazio, ho sforato di 2 minuti, ma non me ne vorrete. Questi sono i riferimenti che vi lascio per approfondire. Allora, grazie Giulio. Grazie mille, perché è stata una terapia d'urto, lo ammetto, nel senso che ci hai fatto vedere veramente tante cose, ma che si tengono tutte assieme davvero in un modo interessante. Nel senso, penso sia stato un intervento, il tuo, utile sia per chi ha già, come dire, familiarità con questi concetti e sia per chi ci si approccia per la prima volta. Ovviamente, a parte, diciamo, i complimenti per Giulio, vi chiedo di scrivere in chat le domande, appunto di utilizzare bene questo tempo che Giulio appunto mette a disposizione per noi. Io soltanto una cosa, tu hai fatto un quadro normativo, inizio io, ti faccio una domanda così mentre gli altri si scaldano. Hai fatto un riepilogo molto interessante dei principali provvedimenti normativi e questo mi sembra utile per tutti. Poi a un certo punto è uscita la direttiva 62.000, così è stato un po' un flash. Io ti chiedo se di spendere qualche parola in più per chi di commento sulla direttiva 62.000 e sulla situazione italiana, per chi diciamo avesse sentita nominare per la prima volta o per chi ne ha già familiarità, ma avere un tuo punto di vista, insomma, su come è messa l'Italia al momento. Sì, allora vi dicevo qual è stato l'approccio rivoluzionario della direttiva, cioè il fatto che i piani di gestione dei bacini idrografici, che sono lo strumento di attuazione della direttiva, puntano sostanzialmente, si pongono l'obiettivo di raggiungere il buono stato su tutti i corpi idrici, no? Quindi devono, la direttiva è molto semplice, diciamo, è molto più semplice di come è stata recepita nell'ordinamento italiano. Se vi leggete la direttiva, sono una decina di pagine e semplicemente mette in fila le cose, cioè dice: guardate, bisogna intervenire a scala di bacino, il problema della multiscalarità, no? Quindi le azioni possono essere locali, ma devono essere pensate a scala di bacino. L'obiettivo che avete è raggiungere il buono stato. Il buono stato è descritto da principalmente, adesso diciamo il sistema sarebbe molto articolato, ci vogliono 2 ore per spiegare quali sono i criteri e gli indicatori che si usano per definire il buono stato, ma in estrema sintesi chi domina sono i cosiddetti descrittori biologici, quindi quei 4 criteri che vi dicevo: i pesci, le macrofite, quindi le piante superiori, le diatomee o comunque le piante bentoniche, le alghe bentoniche e gli macroinvertebrati bentonici. Quindi 3 categorie, diciamo così, che leggono, cioè praticamente chiediamo ai fiumi, all'ecosistema del fiume, chiediamo a lui come sta. Non siamo più noi sulla base delle nostre classi basate sui criteri chimico-fisici classici, no? Allora, sulla base di questo si danno agli stati membri, quindi alle autorità di distretto, la possibilità di decidere quali sono le misure da applicare, e la Comunità Europea ha condiviso con tutti gli stati un grande numero di tipologie di misure che si vengono definite KTM, Key Topology Measures. E fra queste ci sono tipicamente quelle che già praticavamo, cioè la depurazione degli scarichi, le fognature, eccetera. E poi tantissime misure, fra cui proprio quelle di restauro degli ecosistemi, di riconnettere le piane alluvionali,
di ridurre l'inquinamento diffuso con soluzioni di tanto tipo, a partire da quelle alla fonte, quindi la riduzione dei carichi che vengono veicolati al territorio, perché sì, riducendo la fertilizzazione sostanzialmente. E sulla base di questo poi si va a vedere che effetti producono questi piani. E qui viene la cosa un po' scoraggiante, nel senso che, come vi dicevo, i corpi idrici, a parte i tratti montani dei fiumi, qualche lago, in particolare alcuni dei grandi laghi del nord, quindi il lago di Garda, per esempio, qualche lago anche dell'Italia centrale, il lago di Bracciano, il lago di Bolsena. Ecco, la gran parte dei corpi idrici ancora non raggiunge il buono stato. Ora, probabilmente noi dovremo accettare il fatto che il livello di antropizzazione che noi abbiamo in Europa, non solo in Italia, è tale che presumibilmente per molti corpi idrici noi dovremmo fare dichiararli come gravemente modificati e accettare, per esempio, che possano raggiungere solo lo stato sufficiente. Al momento i piani di gestione dei distretti idrografici non lo hanno ancora fatto, quindi al momento c'è l'idea che si portino tutti i corpi idrici in stato buono. Questo è francamente detto da uno che gira i fiumi d'Italia da 30 anni, è una fantasia sostanzialmente, non è possibile sostanzialmente. Però sicuramente c'è tanto da fare, per esempio, per portare i corpi idrici che sono attualmente in stato scadente almeno in stato sufficiente, e ci sono delle possibilità, perché per tanti fiumi, adesso penso alla Campania, voi avete alcuni bacini di grandi potenzialità, il fiume Calore, il Volturno, il Sele. Ovviamente io non mi aspetto che il Sarno possa andare in stato buono, ve lo dico con tanto amore, non so come dire, il Sarno, se lo portiamo in stato sufficiente, è grasso che cola. Però tanti bacini che attualmente sono in stato sufficiente, magari, quelli potrebbero effettivamente raggiungere lo stato buono con un po' di pratiche, di un po' di soluzioni innovative per l'inquinamento. Io so, per esempio, c'è stata tutta una diatriba sulla depurazione a Benevento, su cui anche lì le soluzioni che sono state studiate sono state un po' sciocche, non so come dire. Si è cercato semplicemente il posto dove si potesse mettere un grande depuratore, sperando che si alluvioni il meno spesso possibile. Invece probabilmente lì una strategia più intelligente, che pensasse a soluzioni differenziate, quindi a diversi impianti, magari di tipo naturale o misti, naturali, tecnologici, poteva essere una soluzione che veramente poteva portare a un elemento di innovazione. Analogamente la gestione dei corsi d'acqua proprio, cioè purtroppo su questo gli amici dei consorzi di bonifica ancora non sempre sono abbastanza aggiornati sulle strategie di gestione dei corsi d'acqua, e con loro secondo me si potrebbe fare tanto se cominciassero a cambiare il modo proprio di operare, abbandonando la loro storia di risezionamenti, rivestimenti d'alveo, tagli a raso della vegetazione, che sono ormai completamente datati. Grazie Giulio, perché hai toccato due questioni che per noi che lavoriamo sul Sarno sono particolarmente calde. L'ultima, quella dell'intervento e anche l'approccio culturale che c'è dietro agli interventi del consorzio di bonifica, dei consorzi in generale, perché ancora constatiamo che si polarizza questa visione ecocentrica o cementocentrica, fatemi passare questo termine, e
questo secondo me è assolutamente poi motivo di scontro invece che di cooperazione, quindi forse c'è bisogno di creare una cultura diffusa di soluzioni per promuovere soluzioni che possano portare benefici sia sui fiumi ma anche, come abbiamo visto, benefici per le aree abitate. E l'altra cosa invece che però su cui io non sono particolarmente d'accordo, te la pongo come un'altra domanda a questo punto e poi leggiamo la domanda di Yolanda. Quando tu dici nel caso dei fiumi gravemente compromessi come il Sarno c'è poco da fare per portarli a un livello buono, però non vorrei che passasse il messaggio che le speranze sono perdute, quindi tanto vale continuare ad applicare un approccio come dire di rettifica o di radere al suolo la vegetazione, perché come dire anche quello riesce, almeno nella nostra esperienza, riesce in situazioni, soprattutto nell'area delle sorgenti, a tenere una qualità ambientale più alta. Invece con il pretesto, lo chiamerei così, di una condizione ambientale particolarmente compromessa, si rinuncia a qualsiasi tipo di intervento che va in una direzione sensibile. Questo assolutamente no. Guardate, quell'immagine che vi ho fatta vedere del Lambro, no? Vi ho fatto vedere una sezione del Lambro dove dicevo qui c'è un'urbanizzazione così spinta che le opere non possono essere, non si può usare altro che un approccio convenzionale. E subito a valle di quel tratto c'è una piccolissima area che è stata sottratta all'edificazione e che adesso si sta cercando di riqualificare. Cioè, dove ci sono questi contesti e dove probabilmente il carico inquinante è così concentrato che la qualità delle acque non permetterà mai il raggiungimento del buono stato, comunque ci sono tante cose che si possono fare per migliorare, e la direttiva quadro ci dice chiaramente che dobbiamo farlo, cioè per i corpi idrici gravemente modificati non vengono abbandonati al loro destino, ma semplicemente si ha un obiettivo un po' meno ambizioso che la direttiva definisce come buon potenziale ecologico invece che buono stato ecologico. Quindi la direttiva è molto chiara da questo punto di vista. Bisogna agire su tutti i corpi idrici per migliorare nelle condizioni. Dove la situazione è disperata si può puntare al buon potenziale ecologico, ma non è che si lasciano al destino di fogne o di canalacci risezionati continuamente. Ci sono appunto sul Lambro, adesso stiamo per cominciare un lavoro proprio per cercare di capire sul tratto più urbanizzato del Lambro dove si può cercare di migliorare quello che si può migliorare, quei fazzoletti di territorio ancora libero, cercare di valorizzarli al massimo o per la fruizione. Naturalmente quando voi una piana alluvionale naturale non è facilmente fruibile perché è un bosco fitto, spesso umido, spesso proprio allagato, perché si chiama piana alluvionale perché si alluviona, e quindi non è un ambiente molto fruitivo. Nei contesti molto urbanizzati magari non si riesce a ricostruire un bosco ripario alluvionale, si preferisce una sistemazione a verde che ha una maggiore opportunità da un punto di vista fruitivo, che ovviamente da un punto di vista della biodiversità è meno interessante, ma comunque è un netto miglioramento rispetto alle situazioni che viviamo oggi, dove magari hai un campo abbandonato che poi diventa anche ricettacolo di attività illegali, eccetera. Quindi avere una zona praticabile e frequentata ti mette anche in sicurezza da questo punto di vista. Grazie Giulio. C'è una domanda della dottoressa Giarletta. In base all'esperienza di questi anni, giudica ancora adeguata la normativa europea e nazionale sui corsi fluviali in quanto SIC e la visione d'area vasta che, sebbene necessaria, distoglie forse dal tema della preservazione e della manutenzione a scala locale e puntuale? Grazie dell'interessante intervento.
Spero di aver capito. Dunque, la legislazione sui SIC, credo che si riferisca alla direttiva Habitat, mi sembra ancora... Io le uniche critiche che faccio alla legislazione, quella europea secondo me è mediamente ben fatta, quella italiana è, diciamo, vuole un po' strafare, ma non sui SIC, in particolare come è stata tradotta nel decreto legislativo 152.06 la direttiva quadro acque, perché è un po' barocco questo insieme di... è rimasto il piano d'assetto idrogeologico, però in poi c'è il piano di gestione rischio alluvioni, poi c'è il piano di gestione a scala di distretto, il piano di tutela regionale, insomma c'è un affastellarsi di strumenti dove poi ovviamente la burocrazia sguazza e diventa difficile muoversi, ma nella sostanza sarebbe anche gestibile se ci fosse una grandissima volontà di cooperazione fra gli enti. Non vedo francamente problemi a scala di legislazione, vedo problemi alla scala di attuazione, di applicazione della normativa. E così nel caso dei SIC, i piani di gestione dei SIC, che secondo me così come sono concepiti, sono un libro dei sogni, nel senso che uno mette un piano dove scrive tutto quello che gli piacerebbe fare, dopodiché poi non ha un soldo per farlo, non si capisce da dove dovrebbero venire i soldi. Quindi, però ecco, la questione dei SIC sui fiumi attualmente sono uno degli strumenti che, se non altro, ha tutelato un pochino le aree di maggior pregio dalla foga, diciamo, regimatizia dei gestori dei fiumi. Cioè, se c'è un SIC, c'è qualche possibilità in meno che venga fatto un taglio al raso di un bosco ripaio. Quindi, da questo punto di vista, hanno funzionato. Poi ci sono delle questioni tecniche molto delicate su alcuni SIC che magari si sono formati grazie ad un'alterazione antica delle caratteristiche morfologiche del corso d'acqua, e allora ci si chiede: ma se noi lo volessimo rinaturalizzare, dovremmo riportare alle condizioni preesistenti il SIC? Insomma, però qui entriamo nel merito di cose molto sofisticate che forse adesso è anche tardi per affrontare. Va bene, grazie Giulio.